Approfondire Google Trends può dare un notevole vantaggio a chi vuole orientare il proprio business. Uh, Google Trends è un tool gratuito di Google che ci mostra le ricerche maggiormente effettuate dalle persone. È formidabile soprattutto per fare delle ricerche di mercato quindi si può vedere sia l'andamento di un argomento nel tempo e sia anche per specifica regione d'italia o addirittura del mondo eh, vediamo come si può utilizzare allora innanzitutto abbiamo ehm, il sito che è google trends andiamo a cercarlo lo apriamo Ok, uh, è molto semplice. Funziona come appunto come Google, cioè ha una barra di ricerca dove si va a cercare un determinato argomento. Uh, già uh, di partenza il sito fa vedere delle, uh, degli esempi che si possono seguire. Um, nello specifico, in questo momento c'è la notizia del coronavirus che si può approfondire, cioè vedere quali sono i trends del coronavirus nel dettaglio. Uh, e poi ci dice una cosa interessante che uh, di tendenza recentemente. Uh, che significa? Significa che queste uh, parole che vediamo a video sono quelle che le persone cercano con più frequenza uh, oggi, in questo periodo. Uh, nello specifico, uh, vediamo uh, Euronix, um, 200.000 ricerche uh, di oggi uh, ad oggi. Uh, Tallini,. Laura Ravetto, Media World, Black Friday. Vabbè, siamo in periodo di Black Friday, per cui di conseguenza è pieno di catene di elettronica. Questa è la tendenza di ricerca questi oggi, mentre invece si può cliccare la tendenza di ricerca in tempo reale, cioè le persone in questo preciso momento. Cosa stanno cercando? E possiamo vedere, eh, non so, eh, l'occhio caldo del cielo con Kick Douglas, che suppongo sia un film. Questo si può fare. Uh, anche questo vale in Italia ma si può fare anche chiaramente in tutti i paesi del mondo. Ora vediamo: torniamo alla pagina eh, principale di Google Trends. Abbiamo quindi questa barra di ricerca dove andiamo a inserire un argomento. Um, Prendiamo ad esempio un argomento tecnico. Ammettiamo che noi ora vogliamo orientare il nostro business. Non sappiamo se le persone sono più interessate a una cosa oppure un'altra. Allora quindi cominciamo a, ehm, a prendere l'argomento che vogliamo testare. Facciamo un esempio. Ammettiamo che vogliamo sapere eh, qual è l'interesse delle persone ad esempio verso l'ozono. Quindi facciamo ozono. Ozono. OZONO, termine di ricerca, tra l'altro eh, suggerisce anche altre, ehm, altre parole chiave. Mettiamo OZONO direttamente. Ora, che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere innanzitutto l'interesse nel tempo. Eh, nello specifico di base lui fa vedere Italia, eh, ultimi 12 mesi, tutte le categorie ricerca di Google. Eh, chiaramente si può cambiare il paese. Uh, si può mettere per esempio tutto il mondo uh, si possono cambiare uh, le tempistiche qui si può per esempio mettere dall'inizio cioè da, um, dal 2004 da quando google salva questi dati quindi possiamo vedere questo andamento e, e giusto per la cronaca possiamo vedere che ad esempio a um, aprile 2020 l'interesse verso lo zono era altissimo poi è sceso per la cronaca Um, vediamo negli ultimi 12 mesi, che poi magari è più attuale come informazione, vediamo che appunto l'interesse è um, salito ad aprile, in particolare l'ultima settimana di aprile, e poi man mano è sceso. Vediamo quali sono le regioni che sono più interessate all'ozono: abbiamo al primo posto il Friuli-Venezia-Giulia, poi le Marche, il Veneto, la Basicata e la Valle d'Aosta. Voglio chiarire che questi numeri che si vedono, tipo questi sulla scala del grafico e questi numeri a fianco alle regioni. Um, non sono numeri da prendere in assoluto, uh, ma sono numeri relativi: cioè, um, in pratica, uh, l'interesse per regione o uh, l'interesse nel tempo è fornito su una scala relativa. Fatto 100: Il filo di Venezia Giulia. Le marche fanno ricerca per 90 sullo zono. Il Veneto pure 90, la Basicale 78, la Valle d'Osso 76. Uh, Google Trends ci, ci dà anche un'altra informazione molto interessante che sono gli argomenti correlati. Eh, inoltre un'altra un altra cosa interessante sono le query associate, cioè ehm, insieme ad ozono cosa ci va? Ci va per esempio coronavirus, covid, ozono per sanificare, sanificatore ozono, ozono per ambiente. Eh, possiamo fare una, una ricerca con, di confronto, cioè per esempio mettiamo che io voglio vedere la diff le persone se sono più interessate all'ozono o al perossido di idrogeno voglio fare un attimo una, una brevissima premessa quando una persona cerca qualcosa significa che è interessata a quella cosa e se le persone sono più interessate a una determinata cosa eh, forse potrebbe essere più interessante eh, andare in quella direzione allora mettiamo perossido No, mettiamo acqua ossigenata, abbiamo quindi che, ad esempio, possiamo vedere che l'acqua ossigenata um, ha um, mediamente meno interesse uh, delle persone per quanto riguarda de, rispetto all'ozono. Uh, però abbiamo avuto ad esempio nel periodo di fine settembre inizio ottobre un'inversione evidentemente è successo qualcosa che ha fatto impennare uh, la cosigliata può essere stato per esempio, ad esempio un, un articolo ad esempio uh, l'ha fatto impennare per poi uh, decrescere nuovamente uh, ogni um, is grafico ha la possibilità di essere esportato in, uh, in virgola mobile leggibile anche con excel può essere addirittura incorporato in siti internet e può essere condiviso con altre persone. Concludendo, Google Trends è uno strumento innanzitutto gratuito che permette di fare delle ricerche. Eh, queste ricerche possono aiutare chi vuole orientare il proprio business e vedere le persone cosa vogliono in maniera gratuita e semplice. Eh, è uno strumento... Che va consultato in prima istanza. Ovviamente, eh, esistono strumenti eh, superiori per vedere, per esempio, il volume di traffico. Ad esempio, di una determinata parola chiave. Però, eh, essendo gratuito, penso che sia un, un ottimo strumento da approfondire. Arrivederci. Ti è piaciuto questo video? Allora, se non vuoi perdere i prossimi, cerca su YouTube A2C Salerno e clicca su iscriviti. Alla prossima!